Carissimi, lasciatemi ringraziare innanzitutto Massimiliano Pellizzari per l'iniziativa che sta portando avanti e per la riuscitissima manifestazione di ieri, che oggi sui quotidiani e già nei telegiornali del pomeriggio e della sera di ieri ha confermato come il punto relativo allo stato di salute del commercio, dell'artigianato, delle società di servizi che gravitano sulla città di Padova sia oggettivamente ad un punto di grande, grande, grande tensione. Massimiliano ieri si è commosso lui, ma mi sono commosso anch'io e difficilmente dimenticherò il discorso che Massimiliano ha fatto ieri, perché proprio il cuore è uscito da quelle sue parole. Per cui non ho mai fatto questi video, però ci tengo veramente proprio perché non l'ho mai fatto, quindi confermo quanto ieri sia andato a casa riflettendo su quanto abbiamo fatto tutti insieme in Piazza dei Signori e quanto dobbiamo a Massimiliano per essere stato il propellente dell'iniziativa. Io mi permetto un commento che faccio appunto a latere, con il quale appunto con Massimiliano mi ero già nella giornata di ieri sentito, ed è l'invito a mantenere da parte di tutti noi in un momento così difficile, in cui il morale, in cui le preoccupazioni, le ore di sonno, la stanchezza, la sfiducia sono tali per cui l'aprire può sembrare essere il punto di arrivo. Ecco, chi ha già aperto, vi posso dire che lo scenario è comunque difficile. Non possiamo contare sulla piazza di Padova di un indotto aggiuntivo rispetto ai residenti. La complessità di trasformare i nostri negozi in sorta di pronto soccorso in termini di attenzione all'igiene e all'utilizzo di questi dispositivi di protezione individuale è tale per cui saranno costi, sono costi che si sono aggiunti e che non fanno lavorare e che non fanno lavorare e lavorare al meglio. In più, mi auguro che venga mantenuto sempre alta l'attenzione e la tensione sul fatto che non è che vedendoci garantito un diritto riconosciuto anche dalla Costituzione, cioè quello di poter lavorare, chi oggi ci governa può anche solo minimamente pensare che la contropartita non garantire quello che ci ha promesso, a non tutelare una categoria, la nostra, che è sicuramente la più esposta rispetto alle tante altre categorie che hanno dovuto tutto sommato confrontarsi con il coronavirus, non è che appunto il permetterci di aprire significhi potersi lavare le mani delle promesse fatte, significhi caricare su di noi costi ulteriori, significhi anche arrivare a darci, come dire, caricarci una responsabilità che io non mi sento di prendere, perché io non ho mai adottato comportamenti pericolosi per me, per i miei collaboratori o per ancora di più i miei clienti prima del coronavirus, non l'ho fatto durante e men che meno lo farò dopo. Il coronavirus va, anche qui io sono basito di come l'Italia, l'Europa non stia cercando una responsabilità, non si apra un fascicolo, milioni, migliaia di morti, milioni di euro, miliardi di euro di perdite e sembra quasi che sia così, insomma, volere di Dio. No, qui c'è qualcosa che è successo. Io non sono complottista, non parlo di laboratori e non parlo di quant'altro, ma da qualche parte qualche cosa di poco a posto si è fatto, qualche protocollo non è stato seguito, qualche attenzione non è stata, e quindi ne stiamo pagando tutti noi i danni e mi sembra che ci sia. Ho capito che sarà una cosa lunga, però bisognerà che prima o poi qualcuno la prenda in mano, perché prima comincia a cercare di capire la ragione del perché è successo questo disastro e prima capriamo.
E prima capiamo. Ripeto, io non intendo venire meno perché in questi 70 giorni, perché poi oggi siamo già quasi alla prima decade di maggio, anzi il 10 maggio, domenica, è la festa della mamma, ne approfitto per fare gli auguri, oltre che alla mia mamma, anche a tutte le mamme, compreso mia moglie che è stata mamma nei confronti di due adolescenti che sono stati in casa 70 giorni e che solo grazie a lei abbiamo potuto mantenere un minimo di equilibrio in famiglia. Ecco, siamo arrivati alla festa della mamma e io, in questi 70 giorni, solo 600 euro preso e li ho presi a metà aprile per marzo. Da quel momento non ho preso più nulla, non mi è arrivato più nulla, nemmeno le richieste di prestito che ho fatto in banca sono ancora arrivate sul tavolo di chi prima o poi mi dovrà chiamare per dire allora possiamo fare questo e quest'altro. Non mi sembra affatto giusto. Ci sono milioni di nostri concittadini che fanno parte di categorie pensionati, posti fissi, reddito di cittadinanza, casse integrati di grandi aziende con sigle sindacali che tutelano i loro diritti e che io non voglio minimamente toccare, politici, i politici che non sono usciti con nessuna penalizzazione o con nessun ammanco da questi 2 mesi di confino. Ecco, noi siamo l'unica categoria che a questo punto mi auguro che qualcuno non pensi di giocarsela così. Insomma, come è arrivato, ti faccio aprire, ti concedo una cosa che di fatto non è una concessione, è un mio diritto costituzionale poter lavorare. Mi auguro che qualcuno non travalichi o non travisi questo fatto, a prescindere dalla possibilità di aprire prima o dopo rispetto a quanto la fase 2 prevedeva, non si molla sul fatto che per 70 giorni le nostre attività non hanno potuto esprimere al meglio le loro potenzialità. Perché se sbaglio negozio, se sbaglio dipendenti, se sbaglio acquisti, nessuno va da Giuseppe Conte a chiedere conto. Ho sbagliato io, sono un imprenditore, pago. Però qui io non ho sbagliato, io, noi, nessuno ha sbagliato, noi non abbiamo mai adottato comportamenti che ci hanno portato ad una crisi tale per cui abbiamo dovuto tenere i negozi 70 giorni chiusi. Io mi auguro che nessuno molli su questo punto, perché ieri abbiamo visto che la tensione è poi sfociata in un battibecco, però io non sono, come dire, sono dispiaciuto, ma è il punto verso il quale rischiamo di andare, quindi bene ha fatto ieri Massimiliano a precisarlo, bene, benissimo ha fatto, perché questo è il punto verso il quale andiamo. Io non posso pensare che questi 2 mesi per la mia tipologia, per la mia categoria, passino come l'acqua sul nylon, solo perché a un certo punto Conte dirà, vabbè, dai, ti faccio aprire, mi fai pena. No, 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 io non voglio ottenere nessuna concessione. È un mio diritto fare lavorare, è un diritto costituzionale. Però, così come per i pensionati, per i posti fissi, per i politici, per il reddito di cittadinanza, per i cassaintegrati delle grandi aziende, il coronavirus non ha spostato sostanzialmente la loro capacità di produrre reddito, anche per i commercianti, gli artigiani, gli imprenditori, le società di servizi, deve esserci riconosciuto. Non molliamo su questo punto, perché io ho dovuto sostenere mia moglie uguale e tanti di voi l'hanno fatto, sosterremo dei costi in più. Che oltretutto, ho scoperto oggi, le mascherine non saranno, se non quelle chirurgiche, l'ha detto oggi Radio 24, oggetto di quell'intervento del 50%. Quindi anche lì, cioè, ci dicono delle cose, ne fanno completamente delle altre. Motivo per il quale, grazie ancora Massimiliano, grazie a Lavanda, grazie a tutti voi. Teniamo però duro, teniamo duro sul fatto che bisogna pretendere e cercare di ottenere anche a costo di investire del tempo, anche a costo di fare qualcosa di magari unico che abbiamo mai fatto prima, ma dobbiamo vederci riconosciuta quella dignità che meritiamo. Io vi saluto, vi ringrazio e ne approfitto ancora per fare gli auguri a tutte le mamme. Ciao!